Allora, supponiamo di avere, proseguiamo con i ragionamenti precedenti, supponiamo di avere un pistone, quindi ho un tubo, così mi serve per far diventare il problema unidimensionale. Ho un tubo quindi e un pistone bello lungo, un pistone in questo tubo. Ah, il pistone si sposta, è fermo, improvvisamente si sposta in avanti. Quindi c'è un certo movimento, un delta x, adesso non importa quanto è precisamente, però importa che il delta x avviene in un certo tempo. Quindi c'è una certa velocità, questa è la velocità dell'onda, questa metto una V maiuscolo, vabbè, si confonde col volume. Comunque è la velocità della percussione, diciamo, un movimento veloce noi vogliamo. Allora, adesso io qui posso immaginare due situazioni diverse. Una è che il movimento lo do io con una pedata. Per veloce che sia la mia pedata, non sarà mai la velocità del suono. D'accordo? Cioè neanche Bale riuscirebbe con una pedata, anche qui lo mettete comodo, mettete un pallone, ma neanche Bale riuscirebbe a tirarti qui un calcio che mi manda sto coso alla velocità del suono. Diverso se io qui metto una cartuccia esplosiva, faccio un'esplosione, l'esplosione mi può sparare avanti questo di un, non so, di 30 cm, 20 cm, un delta x, me lo può sparare avanti a una velocità che può essere maggiore di quella del suono. Quindi abbiamo queste due situazioni. Questa è la velocità del suono in aria. Allora, quali sono i meccanismi che avvengono diversi in queste due situazioni? Il meccanismo più semplice in realtà avviene quando la velocità è maggiore di quella del suono. Perché cos'è che farà questo a lungo? Allora, il suono si propaga sostanzialmente perché gli strati d'aria hanno un loro equilibrio, ossia dovuto alle molecole che continuano a rimbalzare l'una con l'altra, formando uno strato che ha una sua compattezza in concreto. Per cui quello che succede è che una molecola da qui a qui non ci arriva. Se in mezzo ci stanno altre 400 molecole, sapete in un centimetro cubo quante ce ne stanno, altro che 400, ci stanno quantità enormi di altre molecole, questa prima rimbalza contro molecole che a loro volta rimbalzano contro molecole che a loro volta rimbalzano, insomma una molecola da qui a qui non ci arriva. Quello che succede quando si propagano le onde è che le nostre molecole sbattendo contro quelle vicine creano delle zone di compressione e di rarefazione. Sono tutti i movimenti in cui le nostre molecole sbattono contro quelle vicine che alla fine trasformano l'aria di fatto in un mezzo elastico. In pratica questo è quello che succede. Voi sapete benissimo, quando la mettete dentro un pallone, il pallone diventa perfettamente elastico perché l'aria dentro si comporta come un mezzo elastico, come se ci aveste messo della gomma. Un pneumatico di auto, stesso identico discorso. Cioè l'aria acquista proprietà elastiche, tensione, le acquista connessione, insisto che le molecole siano spostate a una velocità tale da consentire questo, gli urti tra loro trasmettere il movimento che si trasmette con la velocità del suono, cioè l'informazione. Se io qui ho uno strato d'aria, sposto qui, quindi delle molecole vengono spostate un po' più avanti, il loro movimento si trasmette alle altre e se questi sono 341 me 42 metri, dopo un secondo mi arriva l'informazione che queste sono state mosse. Allora, che succede se qui i miei... Allora, 342 metri, facciamo 342 millimetri. Questi l'aria li fa in un millisecondo, scusate, il suono in aria li fa in un millisecondo, va bene, così abbiamo un riferimento. Allora, supponiamo che qui noi abbiamo 34 2 centimetri, 342 mm. Quindi sappiamo che il suono da qui a qui si sposta in un millisecondo. Quindi se il delta x è questo, il delta t un millisecondo implica l'uguaglianza qui, implica esattamente l'uguaglianza. Allora, un'onda d'urto è un'onda prodotta da un'esplosione necessariamente in cui il pistone si muove più velocemente della velocità del suono. Che succede se il pistone si muove più velocemente alla velocità del suono? Bene, il nostro pistone avanzando raccoglie molecole d'aria. Non esiste nessun modo in cui queste possano trasmettere l'informazione io mi sto spostando a una molecola che sta qui prima di arrivare, perché il pistone le raccoglie e le sposta tutte esattamente come farebbe una scopa,
il pistone prende e scopa via tutte queste molecole fino a qui, prima che le molecole che stanno avanti possano recepire l'informazione. Quindi queste molecole, se lui si è spostato di 34,2 cm e ci ha messo meno di un millisecondo, diciamo 0,9 millisecondi, dopo 0,9 millisecondi, quando lui sta arrivando qui, tutte le molecole che stavano qui, lui le ha raccolte e schiacciate in questo strato. Quindi qui si è formato un addensamento di molecole d'aria, se questo è un grafico, si è formato un addensamento di molecole d'aria enorme in uno strato estremamente piccolo. Lui qui si ferma, che fa questo addensamento di molecole d'aria? Da questo momento in poi si sposta con la velocità del suono, però mantiene, ricordate, un'onda è una funzione di x meno vt, se è sinusoidale la scriviamo omega t meno kx, se non è sinusoidale più in generale manteniamo questa forma, anche questa è un caso particolare, omega t meno kx è un caso particolare di questa forma, ma questa qui è una situazione in cui, siccome un singolo impulso d'onda non si riesce a definire un omega, non si riesce a definire un k, mentre invece la velocità, quella, cioè il rapporto omega su k, quella si può benissimo definirla, e la velocità del suono in aria rimane quella. Ora uno dice, ma che legame c'è tra le onde sinusoidali omega t meno kx e questa? Fourier mi dice che un impulso di questo tipo è una somma di tante sinusoidali, fino a che, nella misura in cui posso considerare l'aria a mezzo elastico, queste sinusoidali si propagano tutte alla stessa, frequenza diversa, si propagano tutte alla stessa velocità, conservandomi la forma dell'impulso. Non è vero, non si propaga in tutta la stessa velocità, per cui l'impulso piano piano comincerà a sformarsi, a avere delle frange, non sarà compatto così, sarebbe molto più efficace come capacità esplosiva, diciamo, distruttiva, sarebbe molto più efficace se mantenesse la forma, ma in una certa misura la mantiene, e infatti è distruttivo. Risultato, qui c'è l'esplosione di dinamite, qui c'è una persona ad alcuni metri, c'è una fiammata, ma la persona non viene investita dalla fiammata. Non viene vestita da niente, sta a alcuni metri, vedi la persona che si accascia ed è morta. Cosa è successo? È successo che questa onda di compressione dell'aria, un'onda d'urto appunto, è arrivata e l'ha fatta a pezzi, magari non l'ha fatta visibilmente a pezzi, ma l'ha fatta a pezzi sugli organi dentro. Ha fatto perché improvvisamente si è creata dentro questa stessa onda, se questo è un pezzo di tessuto, diciamo, con vasi sanguigni e tutto il resto, questa stessa onda di compressione delle molecole attraversa anche il pezzo di tessuto, dove diventa una onda di compressione e rarefazione delle molecole del tessuto assolutamente distruttiva, ti uccide la persona, anche se magari non è tale da fartela scoppiare in pezzi. Se la dinamite sta vicina alla persona ti si disintegra, se la persona sta lontana la persona non si disintegra ma muore lo stesso, oppure comunque conserva dei grossi problemi di lesioni interne o come minimo all'udito, ecco. L'ultimo posto, cioè praticamente a una certa distanza, se qui c'è l'esplosione a una certa distanza, vicino vedi la persona che va in pezzi. A una certa distanza vedi la persona che crolla, con esiti più o meno letali. A una certa distanza la persona resta in piedi, ma conserva dei grossi problemi all'udito. Chiaramente cos'è che sta succedendo? L'abbiamo studiato in tante circostanze. Allora, se valesse il discorso del pistone, se la persona è qui, o la persona è qui, o la persona è qui, è la stessa identica cosa, viene falciata via da questa esplosione. Perché l'onda che si propaga nel pistone conserva la sua densità di energia, ma siccome probabilmente la scena avviene all'aperto, le onde sono sferiche, quindi se non ci sono dei particolari meccanismi che convogliano l'energia in una certa direzione, a volte ci sono, ma insomma non è la regola, quello che succede è che la nostra densità di energia, o se volete la densità di flusso di energia, sono proporzionali a 1 su r quadro, 1 sulla distanza dall'esplosione al quadrato. Quindi se io mi trovo a 10 metri dall'esplosione, vengo investito in una certa quantità di energia. Se io mi trovo non a 10 ma a 100 metri dall'esplosione, vengo investito da 1/10 al quadrato, ossia 1/100 di quell'energia. Ovviamente 1/100 di quell'energia distruttiva è molto meno distruttivo. Che significa energia distruttiva? Significa che
la densità dell'aria e di tutto quello che c'è, che dovrebbe avere questo valore costante, salvo piccole fluttuazioni perché passano le onde acustiche, viaggia, questo impulso sta viaggiando, che è un impulso di densità molto alta dell'aria ed è un impulso estremamente distruttivo. Ovviamente grazie a questo fattore 1 su R quadro, ricordate che l'ampiezza dell'onda è proporzionale alla radice della densità d'energia, quindi in realtà l'impulso va giù come 1 su R, 1 sulla distanza. Adesso a me non interessa l'altezza dell'impulso, mi serve solo per il grafico, quello che mi interessa sono queste, perché sono queste quelle che conferiscono gli aspetti distruttivi, cioè il flusso di energia che attraversa il mio corpo. Questo va giù come l'inverso della distanza al quadrato, quindi ad una certa distanza cominciate a essere più protetti. Ad una certa distanza, se siete un minatore per esempio in una galleria, dovete scappare via quando c'è l'esplosione. Ci sono i sistemi per avvertire, diciamo, quando c'è un'esplosione, la gente si deve andare in dei rifugi apposta, perché se viene investita in pieno dall'onda anche ad un'enorme distanza al punto d'esplosione, l'onda può essere estremamente distruttiva. Chiaramente, se invece è una situazione in cui il pistone si muove a una velocità normale, quello che viene fatto, certo, è una compressione delle molecole dell'aria, ma senza che nessuno strato di molecole realmente arrivi a toccare il successivo, diciamo così, si accorciano e si allungano un po', ma quindi quello che viene prodotto è un'onda che viaggia pacificamente. Potrebbe essere un'onda molto spiacevole, un suono estremamente sgradevole o intenso, ma non è la stessa cosa di un'esplosione. L'esplosione, quello che succede non è un produrre un impulso d'onde di questo tipo regolare, questo sarebbe il calcio di Bale. Invece nell'esplosione avete un singolo impulso d'onde, vabbè, c'erano anche alcune onde secondarie, vengono prodotte da dei fenomeni che adesso non stiamo a guardare, ma il problema è questo. Questo è un impulso d'onde, è un impulso estremamente densità enorme, perché come ho detto, se la vostra esplosione sposta uno strato d'aria di, non so, un paio di metri, quindi avete l'esplosione che interessa un paio di metri intorno e sposta violentemente a velocità maggiore di quella del suono le molecole d'aria per un paio di metri prima che queste finalmente rallentino e vengano arrestate dalle altre, voi vedete che tutto quello che è il contenuto di questo volume d'aria si è concentrato all'estremità senza muovere, mentre qui quando il pistone si muove lentamente, quello che succede è che queste molecole d'aria cominciano a venire spostate, il pistone, diciamo, il pistone ad arrivare qui ci impiega, non so, un secondo. Vabbè, adesso vado piano. Un millisecondo prima, ricordate i nostri 34,2 cm, questa distanza viene percorsa. Allora, il suono ad arrivare da qui a qui impiega un millisecondo. Quindi 999 millisecondi prima, quando il mio pistone arriva qui, 999 millisecondi prima sono arrivate a questa molecola le informazioni sul movimento di queste, quindi a questo punto le mie molecole hanno cominciato a spostarsi seguendo questi impulsi di compressione e rarefazione. Nessun problema, questa molecola che stava qui non toccherà mai questa, perché quando questa molecola arriva qui, questa si è già spostata chissà dove, elasticamente l'aria sta producendo i propri spostamenti, chiaramente saranno onde molto lunghe rispetto a questo. E invece quello che c'era quando avete l'esplosione è che tutte le molecole contenute in questo volume vanno a addensarsi di colpo nella zona della frontiera del volume, e dopodiché questo addensamento è quello che si propaga con la velocità del suono, ma questo è un addensamento pazzesco, assolutamente distruttivo, è un unico impulso d'onda, diciamo pochi impulsi d'onda, ma che hanno una densità enorme e quindi sono enormemente distruttivi.